Andrea Polo, che è direttore comunicazione di Facile.it. Buongiorno Andrea. Buongiorno a voi. Eccoci qui. Ti saluto innanzitutto, ben ritrovato, e voglio approfondire un tema con te oggi che avete snocciolato in questi ultimi giorni. L'inflazione colpisce duramente, questo ce ne siamo accorti, ce ne accorgiamo tutti i giorni quando facciamo la spesa, quando andiamo al supermercato, ma riuscire a dare un quadro non è facile, e riuscire a stringere, ad arrivare a dei numeri precisi, ecco che diventa sempre più complicato. Per cui queste analisi ci aiutano davvero a inquadrare il fenomeno. Partiamo da ciò che avete scoperto. Sono tanti gli italiani che si dicono molto in difficoltà, è corretto? È corretto, si parla di più di 11 milioni di persone, vuol dire circa uno su quattro, e sono quelli che hanno dichiarato per l'appunto di essere ormai in difficoltà importanti, vista l'inflazione, gli aumenti che da 3 mesi a questa parte stiamo vivendo. Un impatto così forte, tra l'altro, ha chiaramente un riflesso anche su quello che poi è il comportamento dei consumatori. Non si tratta soltanto di una sensazione, mi pare di aver difficoltà, ma ho veramente difficoltà, Ecco, tant'è vero che. andremo a vedere a breve su come si riflette poi tutto questo nelle abitudini di consumo. Però questi dati sono stati raccolti attraverso un sondaggio rappresentativo della popolazione italiana, quindi ci dà uno spaccato reale di quello che sta succedendo, giusto? È corretto, si tratta di un'indagine che ha fatto per nostro conto Map Research in collaborazione con Norstat, quindi due istituti di ricerca conosciuti e riconosciuti in questo senso, e l'impatto ha poi varie sfumature, per cui questa è senza dubbio una delle principali, quindi quella di riconoscere la propria difficoltà. Parliamo poi però comunque di una perfetta, molto ampia, alta di popolazione, circa 5 milioni di persone, ad esempio, che hanno dovuto lasciare indietro dei conti di spese già scadute. Parliamo delle bollette elettriche, ad esempio, delle bollette del gas, parliamo delle rate del condominio, e queste sono poi ovviamente una serie di azioni che avranno di qui a breve altre ripercussioni chiaramente non semplici. C'è, come vediamo dal cartello che state mandando adesso, anche un 66% di rispondenti che ha incominciato a tagliare alcune voci di spesa che non sempre sono voci superflue, peraltro, per cui questo è un altro campanello d'allarme che va considerato. Ecco, restando su questo tema, su questo capitolo direi, in Italia già negli anni precedenti al Covid si assisteva a una stagnazione dei consumi fondamentalmente, tant'è che la gran parte degli aumenti di fatturato che arrivavano alle nostre aziende manifatturiere derivava soprattutto dall'export, quindi i consumi in Italia rimanevano pressoché stazionari, alcuni direbbero stagnanti per vederla in maniera più negativa. Con questa fiammata dell'inflazione, Andrea, secondo te potremmo assistere addirittura a un calo ulteriore dei consumi italiani? Ci siamo già dentro, per cui ci stiamo già ampiamente assistendo, perché dal carrello della spesa, così si dice quando si fanno questo genere di indagine, alcuni elementi sono già spariti e altri sono notevolmente ridotti. E se può essere meno importante o meno diciamo scioccante forse il fatto che dal carrello del supermercato stiamo facendo uscire via via gli alcolici, gli snack, i dolci, ci sono comunque delle percentuali altissime, anche superiori al 40%, di persone che rinunciano o riducono notevolmente l'acquisto della carne, l'acquisto del pesce. E queste sono comunque poi ugualmente altre reazioni alla difficoltà economica. Dal cartello che invece è in onda adesso si vede come numericamente non parliamo di poca roba, parliamo di 35 milioni di persone che hanno deciso o dovuto tagliare i consumi alimentari.
Va detto, se vogliamo però guardare un attimo al bicchiere mezzo pieno, che come durante la pandemia si erano ad esempio riscoperti i negozi di quartiere, i negozi di prossimità, adesso si stanno prendendo altre abitudini, quindi magari andare a scegliere in maniera più consapevole le marche che noi acquistiamo all'interno del supermercato, ma anche il punto vendita dove noi ci rechiamo per fare gli acquisti. E queste sono azioni che stanno facendo rispettivamente il 41 e il 28% della popolazione italiana adulta, quindi è una abitudine che abbiamo già visto arrivare in altri campi e che adesso in maniera importante vediamo anche in quello dell'alimentazione e della grande distribuzione. Io interpreto quel 28% che cambia punto vendita, immagino dirigendosi magari verso verso punti vendita più economici o discount, è possibile? È corretto, assolutamente, perché comunque se prima magari sceglievamo il marchio del supermercato o per la notorietà del brand o perché ci era comodo, perché vicino a casa o vicino all'ufficio, oggi non è più così e ad esempio andiamo a scegliere qualche punto vendita fisicamente più lontano da noi, ma con delle migliori proposte di vendita. Incominciamo a inseguire anche un modello che è molto comune nei paesi anglosassoni, e quindi di seguire la promozione, quindi non abbiamo il nostro punto vendita di riferimento, ma se oggi i biscotti che io compro abitualmente sono in promozione nel supermercato che è un po' più distante da casa mia, vado a prenderli lì e domani andrò, ne sceglierò un altro che magari ha in promozione i detersivi, la verdura o quello che mi occorre. Che poi tra l'altro noi ci stiamo adesso concentrando sui dettagli, però anche guardando un pochettino più in generale ci insegnano in economia che quando le famiglie cominciano a tagliare sui consumi alimentari, allora vuol dire che la situazione è decisamente grave. Lo abbiamo visto succedere anche per esempio nel post-Covid, o comunque con le grandi difficoltà economiche che ci sono state, gli alimentari sono rimasti più o meno stabili. È ovvio che si trattava di una situazione diversa perché c'era ben poco altro da fare durante i periodi di lockdown e quindi i consumi alimentari sono addirittura aumentati. Però in un normale periodo di crisi, diciamo in quello che è classicamente definito come periodo di crisi, solitamente le famiglie cominciano a tagliare su beni superflui. Lo vediamo nel mondo dell'auto, per esempio, che è ormai in difficoltà da diversi mesi consecutivi. Si taglia su viaggi, su altri aspetti leisure o più variegati della vita, mentre l'alimentazione, quando si comincia a toccare il bilancio destinato all'alimentazione, vuol dire che la situazione è decisamente preoccupante. Non fa parte, diciamo, della vostra ricerca, Andrea Polo, ma così anche dalla tua visuale, da quello che sono le tematiche che voi comunque andate ad approfondire, andate a toccare quotidianamente, ma cosa ti aspetti? Oggi c'è un grande dibattito su quella che sarà la crescita del PIL nel nostro paese e in generale nell'Unione Europea. Sono state riviste leggermente al ribasso le stime inizialmente, poi c'è stata una buona notizia arrivata proprio nelle scorse ore non c'è una recessione tecnica, quindi già anche questo positivo. Tuttavia non credo che gli animi siano totalmente rilassati. Ecco, guardando anche alle abitudini di consumo, eccetera, cosa ti aspetti per questo 2022? In questo momento c'è una grandissima incertezza, perché abbiamo davanti una miriade di incognite ancora da valutare, da conoscere e da però essere costretti a prendere in esame nel momento in cui vogliamo dare una risposta alla domanda che tu hai posto poco fa. Uno per tutti è chiaramente il conflitto russo-ucraino e quello che ciò comporta a livelli di ad esempio materie prime, di blocchi delle importazioni, di guerra del grano, insomma sono tutte una catena di elementi che chiaramente non permettono di essere tranquilli, così come un altro aspetto dell'indagine che citavamo prima e che va evidenziato comunque, perché è relativo ad esempio
ai ristoranti, perché è vero quello che dicevi, che magari incomincio a tagliare sulle spese che non sono necessarie, però se per me, per te, che non facciamo questo lavoro, l'andare al ristorante è una spesa non necessaria, per il ristoratore il fatto che la gente vada al ristorante è invece una necessità, ne va certo del suo lavoro, assolutamente. E quindi rischiamo di trovarci ancora una volta nella situazione della prima ondata pandemica, dei primi lockdown, con diverse realtà della ristorazione, ma anche del turismo. Adesso sta ripartendo il turismo, ci sono delle manifestazioni molto importanti, una per tutte il Salone del Mobile di Milano, che adesso a breve viene di nuovo a essere inaugurato dopo 2 anni di stop. E questo, insomma, non è soltanto leisure, è comunque un indotto che permette a tanti di ripartire, banalmente di mettere il pane in tavola, e quindi nel momento in cui questa catena si interrompe il problema arriva per tutti quanti, perché poi il ristoratore non riuscirà a pagare le bollette, non avrà modo di pagare gli stipendi ai suoi dipendenti, e ancora una volta si innescherà una catena negativa che se non blocchiamo subito porterà poi a degli esiti tutt'altro che piacevoli. Ecco, proprio di questo magari torniamo a parlarne tra poco. Volevo però portare la vostra attenzione su un altro aspetto della ricerca che avete diffuso e che mi è parso di interesse, perché abbiamo visto come il mondo dell'auto, l'abbiamo citato poco fa, il mondo dell'auto stia soffrendo in un certo modo, quantomeno per gli acquisti, però anche nell'utilizzo dell'auto, perché ecco, questa ricerca era interessante proprio perché andava a indagare quelle che sono le abitudini di consumo, le abitudini in generale di ogni famiglia italiana. Ebbene, ci sono degli aspetti anche che riguardano l'utilizzo dell'auto. Lo possiamo vedere in grafica di come molte persone abbiano deciso di ridurre l'utilizzo delle proprie vetture proprio per risparmiare sulla benzina. Sì, e qua ancora una volta probabilmente ringrazio anche l'ambiente, perché questo è uno degli elementi, diciamo, positivi. Invece usare meno l'auto per gli spostamenti che non ne necessitano, per i quali non è assolutamente indispensabile, è qualcosa che quasi un italiano su due ormai sta facendo, almeno impara a fare, prova a fare. Questo avrà invece delle ripercussioni positive, ancora una volta, sull'ambiente. C'è poi ancora come abbiamo visto per la grande distribuzione, anche qua una abitudine di guardo con più attenzione il prezzo del carburante, come quello che citavi tu in inizio puntata. E quindi se non è quella vicino casa la pompa di benzina che mi offre la migliore possibilità di acquisto, faccio qualche chilometro in più ma vado in una che invece ha dei prezzi più competitivi. Ultimo, ma non meno importante, 1 su 3 circa sta anche cambiando il suo stile di guida, per cui un po' meno rampante probabilmente, si usa con un po' meno aggressività l'acceleratore, però in qualche maniera anche così si fa in modo di risparmiare. Attenzione a non prendere delle cattive abitudini, perché ricordo un'indagine che qualche anno fa fece proprio per noi, ancora una volta, Map Research: c'era chi per risparmiare in discesa toglieva la marcia. Ecco, attenzione, in quel caso non funzionano neanche i freni, per cui non è quello il modo corretto di risparmiare. Quindi va bene prendere un buono stile di guida, meno aggressivo magari, meno forte con l'acceleratore, con la benzina che si consuma, però facciamolo sempre in maniera razionale e ragionata, così come razioniamo e ragioniamo in maniera migliore quelle che possono essere le attività da fare con altre spese accessorie, una per tutte, ovviamente ad esempio l'assicurazione dell'auto. Certo. Il mondo auto, usciamo appunto da questa grafica, però il mondo auto ne sta abbastanza soffrendo. Parlavamo prima di quelle spese che vengono rimandate in periodi di incertezza. Ecco, l'acquisto di una nuova auto
tipicamente uno di quelli. Tra l'altro, nel settore auto si stanno verificando tutta una serie di elementi che vanno a indebolire, vanno a deprimere ulteriormente al mercato. C'è per esempio il problema dei microchip che rende difficile anche la produzione stessa dei veicoli e poi la consegna che è molto dilatata nel tempo. C'è stata l'attesa per l'arrivo degli incentivi che sono finalmente arrivati. Però in ogni caso il primo quadrimestre per il mondo auto, so che tu lo segui con particolare attenzione, è stato a dir poco preoccupante, mi verrebbe da dire disastroso, perché stiamo parlando di un calo rispetto al 2021, dove già il mercato aveva un piccolo rimbalzo, aveva avuto un piccolo rimbalzo rispetto al 2020, quando era stato proprio fermo, ma insomma non è che era stato particolarmente brillante già nel 2021. Se adesso assistiamo a un nuovo calo, ecco che ci rendiamo conto. E parlavi proprio delle implicazioni di quanto un settore poi possa trainare tutta l'economia. Ebbene, il mondo dell'auto rappresenta, vado a memoria, dal 7 all'11% del PIL nazionale, quindi è chiaro che ci troviamo di fronte a un problema. Cambiando le abitudini di utilizzo dell'auto, quello che abbiamo visto prima, non si rischia ancora di rimandare ulteriormente l'acquisto di una nuova auto, perché magari la si usa meno, la si usura meno? Sì, la risposta è netta, ovviamente sì. Bisogna anche capire che probabilmente però oggi il mondo dell'auto sta cambiando, ci sono tante realtà che diventano sempre più comuni anche fra il consumatore non necessariamente business. Ti parlo ad esempio del noleggio a lungo termine, per fare un caso su tutti, per cui ci sono dei momenti in cui comunque i mercati e le industrie devono ripensarsi in base a quella che è la richiesta del consumatore o anche il tempo che semplicemente scorre e cambia. È stato così, soprattutto ad esempio nelle due ruote, che capita anticipino questo fenomeno. Gli scooter elettrici, che prima sembravano una chimera, oggi diventano sempre più comuni nelle città italiane, per dirne una su tutte. Probabilmente sarà un po' meno vero quello che succedeva qualche decina di anni fa, che a ogni componente della famiglia corrispondeva una Un vettura, per veicolo, dirti, e certo. quindi questo è vero. Dovremo vedere come il mercato in qualche maniera ripartirà però quando sarà possibile avere anche i microchip, come dicevi correttamente prima, perché è ovvio che se per avere una macchina aspetto 9 mesi, un po' la Probabilmente poesia mi desisterò, passa. certo, desisterò Sì, dall'acquisto. questo va bene. Lo stesso sistema, lo stesso problema lo vediamo ad esempio con le materie prime dell'edilizia, visto il boom di richieste che c'è stato con le ristrutturazioni agevolate dai vari bonus introdotti dal governo. Proprio qualche giorno fa camminavo per strada e mi sono reso conto di come in una via non gigantesca ci fossero tanti palazzi che stavano rifacendo le facciate. E che erano fermi, perché probabilmente tutti quanti aspettavano appunto queste L'arrivo dei materie prime. materiali. Siamo praticamente alle conclusioni, Andrea. Prima di lasciarci, volevo guardare un attimino la big picture, come si suol dire, o comunque chiederti una riflessione un po' più ampia. Io ricordo pochi mesi fa, lo ricorderanno anche tutti i nostri attenti telespettatori, perché comunque di economia parliamo sempre qui alle fonti, che nella fine del 2021 c'era tanto ottimismo, anche i primi mesi del 2022 si parlava degli investimenti, della possibilità per l'Italia e per l'Unione Europea di un rilancio forte. Si stava inaugurando quella che era stata definita la stagione della crescita, trainata ovviamente dal Next Generation EU e dalle varie declinazioni a livello nazionale, in Italia il PNRR, che deve trainare, dovrà trainare un po' quello che è la modernizzazione e il rilancio economico del nostro paese. La mazzata, la doppia mazzata, per dirla in maniera semplice, uno dell'aumento dei prezzi, quindi dell'inflazione, e due della guerra in Ucraina, ha spento molti entusiasmi.
Non del tutto, mi verrebbe da dire. La mia visione non è ancora così pessimistica, perché comunque alcune delle questioni che stanno agitando l'economia si spera abbiano una risoluzione abbastanza vicina, prima tra tutti la guerra, per ragioni umanitarie e poi anche per ragioni economiche. Ma insomma, non si è spento del tutto questo ottimismo, questo desiderio, questa voglia di ripartire. C'è anche tanto entusiasmo da parte delle aziende, da parte del settore terziario che ne sta ancora beneficiando della ripartenza dopo il Covid. Ti chiedo quindi, per salutarci, una tua visione, ecco, se sei della parrocchia degli ottimisti o dei pessimisti. No, io sono per definizione della parrocchia degli ottimisti, questo è qualcosa che mi caratterizza anche da un punto di vista personale, però ci sono degli elementi che mi fanno pensare di essere nel giusto, perché è vero, quello che dicevi tu è sacrosanto, c'è stata tanta fiducia, un po' di stop, però questo è forse il bello del nostro essere italiani, diciamo così. Quello che ancora una volta viene fuori dall'indagine e anche dalla nostra esperienza quotidiana attraverso Facile.it è proprio che si stanno razionalizzando e si sta ragionando su come si possono utilizzare meglio le spese. Pensa come dicevamo prima, dall'indagine che citavamo, 10 milioni di persone hanno deciso di cambiare il loro fornitore di luce e gas, scegliendone uno che abbia dei prezzi migliori. Questa è un'abitudine che stiamo incominciando a prendere e che sarebbe bene avessimo incominciato a prendere diverso tempo fa, però è normale. Quando ci sono, come dicevi tu, dei momenti, insomma, un po' di scossone, di shock, dobbiamo fare in modo che lo stipendio, posto che è sempre quello, riesca a essere ottimizzato al massimo. Abbiamo imparato nella nostra storia a confrontare i prezzi degli alberghi, i prezzi degli aerei, i prezzi delle assicurazioni. Adesso abbiamo capito che possiamo fare la stessa cosa su tanti altri settori, luce, gas e quant'altro, e stiamo poco per volta abbandonando invece il vizio, ancora una volta tanto italiano, di dire: ah, costa tantissimo, ma tanto io quella bolletta non la capisco. Alla fine è scritta in italiano, basta leggerla, basta magari impegnarsi un attimino di più, non tantissimo, al limite farsi aiutare da qualcuno, posto che oggi ci sono diverse possibilità di aiuto, anche a titolo totalmente gratuito, per capire questo, e in questa maniera continuare a tenere vivo quell'ottimismo, quella voglia di ripartenza, quegli effettivi segnali di ripresa che comunque, andando in giro nelle nostre città, stiamo vedendo anche banalmente qualche sorriso in più rispetto a quanti non ne vedessimo un anno e mezzo fa. Insomma, vediamo anche la crisi come cambiamento. Io Sì. ringrazio dunque Andrea Polo, che è direttore comunicazione di Facile.it. Grazie per essere stato alle fonti. Grazie a voi. Noi chiudiamo dunque questo nostro primo blocco di diretta. Abbiamo analizzato quella che è la situazione economica e quello che sta succedendo tra le famiglie italiane, ma tra poco rientriamo. Noi ci salutiamo qui e ci vediamo tra pochissimo con un nuovo blocco di diretta.